Buongiorno, mi è appena arrivato l'areatore a pannello solare di cui parlavo nel precedente video sul Bonsai Pond. L'ho ordinato tramite Corriere sul sito di Amazon e così devo, a prima vista il prodotto eh, sembra corrispondere alle aspettative. Diciamo, se è arrivato il corpo principale... Pannello solare e il foro di ingresso e di uscita dell'aria. Quello nero di ingresso e quello bianco di uscita dell'aria. Adesso sollevando il pannello solare dentro c'è il bottone on/off e il pannello solare può essere orientato ovviamente verso il sole con le diverse inclinazioni. Questo aeratore non dovrebbe funzionare. Con pannello solare attivo. In teoria il pannello solare dovrebbe servire solamente per ricaricare la batteria, l'ho comprato per questo motivo. Questo reattore non si utilizza, si utilizza di solito per la pesca sportiva. Quelli che vanno a pescare, hanno necessità di ossigenare l'acquario. Comunque, adesso provo a aprire, ecco qua. Qua c'è la batteria ricaricabile, poi c'è la guarnizione. Per far entrare acqua e quindi batteria, motorino per far funzionare l'impianto, diciamo per far entrare e uscire l'aria. Poi è arrivato un raccordo a due vie, sostanzialmente. Se si vuole utilizzare l'aeriatore in due, in due punti differenti di una vasca grande oppure in due vaschi in due secchi contemporaneamente nel mio caso non userò il deviatore a tre vie eh, a due vie scusate ma userò questo correttore diretto e per poter usufruire subito dell'areatore. se voglio se voglio avere una sorta di prolunga, diciamo perché questo cavetto più corto andrà a inserirsi direttamente qui. Poi col connettore eh, potrò sfruttare una maggiore lunghezza oppure se ho necessità di maggior lunghezza ancora. Collegherò direttamente il primo cavo lungo. E poi col connettore collegherò il secondo cavo lungo. Adesso vedrò poi le esigenze che avrò che dovrò affrontare, di cui avrò bisogno insomma quando, quando poi lo monterò e non so se riuscirò a fare un video mh, mentre faccio eseguo le operazioni di montaggio sicuramente vi farò un video in cui vi farò vedere l'areatore in funzione ripeto in questo caso il pannello solare ma lo proverò lo stesso per vedere se mi sono sbagliato dentro delle specifiche il pannello questo areatore non funziona come molti Aeratori o pompe a pannello solare che ho visto in internet non funziona. Appunto, eh, ricarica eh, col pannello solare automaticamente quando vive il sole, però, eh, se a meno che non si acquistano quelli più costosi a batteria, ecco quando vive il sole, in quelli semplici, non a batteria non e anche più economici, ovviamente, eh, non, non funziona. Appunto. Così, ma deve prima ricaricarsi e poi si può utilizzare nella sua opzione a pannello solare che è quello che intenderò poi fare, qua. L'ultima cosa da mettere in, vista, in nota qui al lato c'è sempre preservato da un pannello di gomma! C'è l'ingresso per l'USB. Vedremo quanto dura perché ho letto recensioni negative, una recensione negativa sulla durata. Di questo cavetto usb ma ne posseguo diversi comunque se non dovesse funzionare questo ne cercherò un altro compatibile arrivederci